Prima Fila Magazine. E adesso andiamo al Teatro Duse, giovedì 9 marzo alle 21 c'è uno spettacolo data unica per Fiabafobia di e con Arianna Porcelli Safonov. Arianna, benvenuta. Eccoci qui, buongiorno e grazie per il vostro tempo. Allora Arianna, prima di tutto un po' di bio, leggevo nella tua biografia che tu hai abbandonato, come è successo ad altri artisti, adesso che ci penso, insomma una professione in un certo campo per dedicarti poi a quella che è la professione del teatro comico, della satira, eccetera. Come andate esattamente? Beh, in realtà non sono così distanti. Io provengo dall'organizzazione di eventi, dalla produzione, l'ideazione di eventi. Quindi c'è comunque un processo creativo. Semplicemente adesso, rispetto a prima, non ho paura di parlare male del mio cliente, che in questo caso è il pubblico. Mentre prima avevo qualche piccola remora nel farlo con i clienti delle nostre commesse. Ecco, e questo è forse il lato che preferisco. Parliamo adesso dello spettacolo Fiabafobia. Che cos'è esattamente Fiabafobia? Di cosa parli? Fiabafobia è una specie di catalogo su tutto ciò che ruota intorno ai nostri comportamenti di fronte a una paura, di fronte a una fobia. Sia che si tratti delle fobie nostre, personali, che fanno proprio parte del nostro DNA, quindi la paura di un determinato insetto, la paura di volare in aereo, la paura dell'acqua alta, la paura di fare il primo passo, fino ad arrivare alle fobie più conosciute, che appunto chiamo fobie sociali, no? Che sono le fobie di moda, per ottimi motivi probabilmente, però ecco, a livello di registrazione della paura sono quei motori che cambiano la società. L'abbiamo vissuto col Covid, l'abbiamo vissuto dopo l'attentato alle Torri Gemelle con la fobia del musulmano, e la mucca pazza, la viaria. Queste sono le paure che in qualche modo cambiano evidentemente la società. Per cui Fiabafobia è un viaggio all'inseguimento della risata dentro a quell'atteggiamento lì che abbiamo nei confronti della paura, che è un atteggiamento ovviamente poco bello, diciamo, che ci fa fare una brutta figura. Che però magari è liberatorio. Dipende se riusciamo a convivere con la paura, dipende se riusciamo a riderne. Avere la possibilità di ridere oggi di faccende ritenute serie è una cosa sempre più delicata, non so se ve ne siete accorti. Vagamente. Vagamente, diciamo. È confinata, no? La risata è come se fosse in un campo di concentramento nel vero senso della parola, cioè non si può uscire dalla risata, che è una risata scacciapensiero, per cui si ride dei luoghi comuni in villeggiatura, dell'italiano medio, della comicità cabarettistica, diciamo, mentre come ci si spinge un pochino al di fuori, e questo è proprio il problema della satira, no? Che di fatti è in via d'estinzione, come immagino ci sia tutti accorti. Come ci si spinge a ridere di argomenti che hanno un risvolto politico, sociale, geopolitico anche. Sfido io adesso un comico a fare un video sul conflitto tra Russia e Ucraina, anzi tra Russia e NATO. È una questione piuttosto pericolosa, perché vuol dire che l'umorismo, la satira, la comicità stanno avendo una delimitazione di confini che è proprio l'ingrediente primario che poi uccide questa tipologia di intrattenimento. Ti faccio però un'ultima domanda. Mi capita di viaggiare, di guardare che cosa succede anche negli altri paesi, per esempio europei, e noto che, ad esempio, in altri stati l'informazione è molto meno ansiogena, diciamo così, rispetto a quello che mi sembra sia la informazione nel nostro paese. Quello, e ci sono poi altri aspetti. Ma la domanda è, c'è anche un aspetto, diciamo così, socioculturale in quello che accade che tu hai appena notato? C'è intanto una percentuale legata alla nostra etnia, siamo latini e quindi ci piace la passione, ci piace il dramma e ovviamente questa è la perfetta ricetta, no? Per incentivare poi chi fa attualità o un altro tipo di diffusione mediatica, incentivare a sottolineare proprio sulla gravità di quello che sta accadendo, anche quando poi in effetti, no? Sì, ok, è grave, ma non c'è bisogno che tu me lo dica 40 volte. Questo l'abbiamo vissuto effettivamente con il Covid, per cui a un certo punto non si parlava d'altro, sia sui giornali che sulle televisioni, che per strada. Ecco, io credo che l'italiano sia sensibile a questo tipo di trattamento e che quindi probabilmente sia quello che ci meritiamo? Spero proprio di no, però insomma non ho una visione ottimista al riguardo. Ci piace che sia così, ci piace dare una notizia, una brutta notizia, quando siamo i primi a darla, no? C'è un sottile piacere che tanti altri non hanno. Allora l'appuntamento per ridere un po' delle nostre fobie, delle nostre paure con Arianna Porcelli Safonov al Teatro Duse giovedì 9 marzo alle 21 con Fiabafobia. Arianna, grazie mille. Grazie a voi, vi aspetto.